Buon pomeriggio a tutti, sono le ore 15 del 7 dicembre, una diretta abbastanza improvvisa. Io tra l'altro mi devo scusare, ma non sono stato in diretta né ieri né l'altro ieri per ragioni di salute. Ormai è evidente che non ho il fisico, non ho più il fisico, l'età avanza e quindi oltre all'influenza c'è stata anche la ricaduta dell'influenza, per cui sono stato praticamente 2 giorni schienato nel letto qui a Roma, non sono neanche riuscito ad andare alla Camera. Per fortuna non avevamo grandi voti da fare. Votiamo oggi la fiducia e quindi oggi, nonostante tutto, mi imbacucco e vado a votare. Ma insomma, non sono stato online per ragioni di salute, si sente ancora la voce, ma insomma, davvero non ho più il fisico, credo di dover cominciare a preoccuparmi. Comunque, prima di entrare nel vivo, come al solito vi ricordo che questa diretta potete condividerla subito, pigiando la freccetta condividi, e potete naturalmente condividere anche il video che ne resterà. Come al solito lo lascio su questa pagina Facebook, lo lascerò sul canale YouTube e anche sul sito www.ivanscalfarotto.it. Dicevo, appunto che tra un pochino mi vestirò bene per evitare la terza ricaduta di influenza e andrò a votare. Mi sono appena rimesso, sostanzialmente ancora abbastanza barcollante, ma sono stati 2 giorni, non so se l'avete presa anche voi, ma è stata bella dura. Insomma, mi imbacucco e vado a votare per una legge, diciamo, di bilancio sulla quale il governo ha posto la questione di fiducia, ma che in realtà sappiamo benissimo non esistere, nel senso che, detto proprio in soldoni, il governo non ha la più pallida idea di come sarà la legge di bilancio. Sapete che c'è la trattativa con l'Europa in corso, e quindi bisogna ridurre questo famoso deficit che ci avevano passato come una vittoria epocale, quella che aveva fatto aprire il balcone di Palazzo Chigi. Vi ricordate le bandiere? Perché appunto si era indebitato il paese, pensando di poterla far franca rispetto non tanto all'Europa quanto a chi ci presta i soldi e non si fida del fatto che glieli restituiamo. Sapete, lo spread è salito a livelli estremamente preoccupanti. Sapete che il ministro Tria è stato sostanzialmente fatto fuori. Ormai fanno i vertici sulla manovra senza nemmeno invitarlo, il che ci dice moltissimo sulla solidità del governo, sulla sua stabilità, su quello che è il livello di accordo. Di fatto, appunto, quindi che cosa succede? Ci mandano una legge inesistente alla Camera, tanto per farcela votare, per avere la prima, diciamo, la prima lettura. E quindi oggi votiamo la fiducia su qualcosa che è scritto sull'acqua, perché poi tutto quanto andrà al Senato, dove loro sperano di riuscire a fare un grande emendamento che praticamente terrà dentro la vera manovra, quella che loro immaginano di concordare con l'Europa e prima ancora tra di loro. Loro la metteranno in questo emendamento al Senato, che quindi stravolgerà quello che abbiamo votato oggi alla Camera, e poi ce la rimanderanno alla Camera in terza lettura per farcela votare tal quale, come uscita dal Senato, in modo tale da avere entro il 31 dicembre la legge di bilancio approvata. Tutto questo se, naturalmente. Tutto questo è scritto, diciamo così, nel loro libro dei desideri, perché qualsiasi inghippo dovesse intervenire, cioè se loro non dovessero riuscire a mettersi d'accordo tra di loro e soprattutto a mettere d'accordo l'Europa su quell'accordo che avranno trovato tra di loro, questo inghippo sarà sostanziale. Quindi nel frattempo noi facciamo una sorta di pantomima, una specie di balletto, di coreografia che mi farà uscire appunto con l'influenza per andare a votare no, no, mai più convinto di questo, alla fiducia appunto al governo. Poi noi faremo tutte le votazioni domani, che sabato saremo in aula a votare, ma ben consapevoli tutti quanti che di fatto la situazione è quella che è. Questo per darvi anche l'idea un po' della serietà della vicenda, perché poi c'è un tema legato chiaramente a, diciamo, la politica, ma c'è anche un tema di, come dire, in certe cose della vita, e le istituzioni sono sicuramente tra queste, forse le prime, la forma è anche sostanza. E quindi vedere che si sta facendo un esercizio ginnico, diciamo così, puramente ginnico, di votazione, senza avere il minimo lume su quello che c'è da fare per il paese, è veramente preoccupante. E questa è la prima cosa che volevo dirvi, ma comunque vi aggiornerò strada facendo.
Poi ci sono un altro paio di cose. Una è una notizia freschissima che però anche lì, secondo me, indica il livello di, io non so come definirlo, ma mi viene soltanto la parola marciume. Non so proprio veramente che altro definirlo se non marciume, etico, politico, costituzionale, rappresentato dal Movimento 5 Stelle. Quella entità è marcia, io non so come altro dirlo. E vi spiego la notizia e sono sicuro che mi darete ragione, anche se le mie parole sono parole pesanti. Allora, c'è un deputato al Movimento 5 Stelle che si chiama Matteo Dall'Osso, che ha una malattia molto grave, è malato di SLA. Un collega che è stato eletto nella scorsa legislatura, in questa legislatura, viene in aula aiutandosi con un bastone e chiaro, diciamo, visivamente che ha qualche problema di mobilità e sappiamo tutti che è malato, che ha una malattia molto molto seria. Abbiamo saputo della sua malattia in un modo molto rocambolesco nella scorsa legislatura, perché Dall'Osso fu protagonista di una situazione in aula per la quale, diciamo così, denunciò per la prima volta delle difficoltà di movimento, di parola. E fu in qualche modo preso in giro dall'aula e fu preso in giro dal PD, diciamo dalla maggioranza, dalla sinistra che sedeva, dalla parte dell'aula che stava a sinistra, perché non si capiva appunto che cosa stesse succedendo. Naturalmente, a quella, diciamo, quello sberleffo fatto a questo collega che era in difficoltà, ma non si capiva che era in difficoltà per ragioni di salute. Fu fatto, diciamo, furono prese le sue difese dai colleghi del Movimento 5 Stelle che rimproverarono i deputati del PD per aver offeso Dall'Osso dicendo che non avevano pietà, che eravamo appunto persone pessime perché canzonavamo un collega malato. Naturalmente, diciamo, la parte che aveva canzonato il collega non aveva la più pallida idea della situazione. Nessuno ne sapeva niente e quindi quella offesa, che fu un'offesa grave comunque, perché si poteva evitare di prendere in giro un collega in difficoltà, questo fuori discussione, però il tutto era successo comunque in una qualche buona fede. Passano 5 anni dal 2013, quando accadde quell'episodio, siamo al 2018, e oggi che cosa accade? Accade che Matteo Dall'Osso, il collega di 5 Stelle, tra l'altro un collega combattivo, oggi decide di lasciare il Movimento 5 Stelle. Perché decide di lasciare il Movimento 5 Stelle? Perché aveva presentato un emendamento alla legge di bilancio per il rafforzamento delle politiche a favore della disabilità e questo emendamento è stato bocciato dal governo e dalla maggioranza. Quindi Dall'Osso che cosa dice? Dice: io non ci voglio più stare al Movimento 5 Stelle, mi sento tradito e mi iscrivo, udite udite, al gruppo di Forza Italia. Sorpresa! Dall'Osso da 5 Stelle passa a Forza Italia. Che cosa succede? Che il Movimento 5 Stelle gli chiede 100.000 euro di risarcimento. Ha un collega malato di SLA che va via per protesta per il fatto che la sua proposta di aumentare i fondi a favore delle persone con disabilità è stata respinta. Un collega quindi con difficoltà, gli chiedono 100.000 euro di risarcimento. Ora, a parte il fatto che questa è costituzionalmente una cazzata, scusate se lo dico in francese, enorme, perché non esistendo il vincolo di mandato, che ne dica Fraccaro, che ne dica Di Maio, il collega Dall'Osso, ai sensi della nostra Costituzione, finché non si cambia, è libero di stare nel gruppo che meglio ritiene, che più rispecchia la sua opinione, perché essendo un parlamentare che rappresenta la nazione può decidere di spostarsi di gruppo senza che nessuno possa toccarlo, è la libertà dei parlamentari che è garanzia di democrazia per il nostro paese. Quindi questi 100.000 euro, secondo me, se li possono scordare anche dal punto di vista legale. Ma oltre a essere una cosa, una cretinata, appunto, non lo ripeto in francese, lo dico in italiano, una cretinata costituzionale, è dal punto di vista etico una roba inguardabile, inascoltabile, cioè il Movimento 5 Stelle che ha rimproverato col ditino alzato il Partito Democratico che non sapendo che Dall'Osso era malato lo aveva sfotticchiato per una difficoltà nel muoversi, nel parlare e giustamente il Movimento 5 Stelle ha detto: ma come vi permettete di
offendere un collega malato, ma voi siete persone senza cuore. E avevano ragione, anche se diciamo quelli del PD, noi non sapevamo che lui fosse malato. Ora che loro sanno che è malato, e tra l'altro a guardarlo muoversi in aula, le sue condizioni sono col tempo, naturalmente, purtroppo, anche peggiorate, gli chiedono 100.000 euro, che probabilmente Dall'Osso utilizzerebbe volentieri, utilizzerebbe, avrebbe utilizzato volentieri per assicurarsi tutte le cure di cui ha bisogno, le cure migliori, le cure, l'assistenza, tutto quello che gli è necessario. Io adesso, non conosco la situazione di Dall'Osso nel dettaglio, però mi rendo conto che 100.000 euro a una persona che ha una grave malattia serviranno probabilmente non per andare in vacanza, ma per curarsi della malattia. E i nostri amici, così, diciamo nobili d'animo, che 5 anni fa ci avevano rimproverato per aver preso un po' in giro Dall'Osso, oggi gli chiedono 100.000 euro in contanti perché lui ha deciso di cambiare gruppo. No, io questo lo dico perché quelli che mi dicono il Movimento 5 Stelle è un movimento di sinistra, no? Gente che è attenta all'ambiente, ma fa i condoni, oppure fa sversare, i fanghi, con gli idrocarburi nei campi. Poi ci dicono che tutti questi, che sono naturalmente così presi, da ragioni umanitarie, a partire dal presidente Fico e dal suo gruppetto, quelli che non hanno votato il decreto Salvini, perché il decreto Salvini era una brutta cosa, quindi hanno chiuso gli occhi e non si sono fatti vedere in aula, né loro né il presidente Fico, ma intanto il decreto Salvini lo hanno votato, così come hanno votato la presidente Pucciarelli, quella del Comitato Diritti Umani del Senato, che ha avuto l'indagine contro per istigazione all'odio razziale. Il Movimento 5 Stelle chiude gli occhi, ma vota le cose che Salvini vuole, e quando un suo parlamentare con una grave malattia decide, per motivi di coscienza, per motivi politici, per i motivi che preferisce, di cambiare gruppo, come la Costituzione gli garantisce in modo sacrosanto, gli chiedono 100.000 euro di penale. Ora io con questa gente, altro che dire non ci faccio un accordo politico, ma non ci vado manco a cena fuori, voglio dire, non ci vado neanche al cinema, ma non se ne parla proprio, perché io penso che questo sia proprio il segnale di un atteggiamento veramente totalitario, di obbedienza al partito, che deve essere cieca e incondizionata, altrimenti ti succedono queste cose. Ecco, io questo lo volevo proprio dire. Concludo con l'ultima cosa. Sono già passati 13 minuti, come sapete io ne vorrei consumare soltanto 15, ma forse oggi qualcuno in più, perché naturalmente tutti, sono finito sui giornali per via dei comitati, civici o di azione civile, come si chiamano più giustamente, perché oggi in questi giorni tutti dicono: ah, la scissione, Renzi se ne va, i comitati, Scalfarotto fa i comitati, fa il nuovo partito. Alt! Io innanzitutto voglio dire una cosa, che trovo assolutamente singolare il fatto che prima si dica a Renzi che deve sparire dalla circolazione, che non si deve occupare del partito perché deve togliersi di mezzo, più si toglie di mezzo meglio è. Poi quando Renzi dice: io non mi occupo del congresso di partito, allora è un crimine perché Renzi non si occupa abbastanza del congresso di partito. Allora fatemi capire, o Renzi non se ne deve occupare, e quindi, però se non se ne occupa evidentemente non va bene, se se ne occupa e parla non va bene lo stesso. Io mi chiedo che cosa diavolo si voglia da Renzi. Io, proprio al di là del fatto di essergli amico e di essere un suo sostenitore, proprio cerco di basarmi sulla logica, e sinceramente non lo capisco. Allora, non è che possiamo mettere Renzi su un missile e mandarlo in orbita intorno alla Terra e farlo sparire dalla circolazione. Renzi è comunque un senatore della Repubblica eletto in un collegio uninominale, che naturalmente interverrà sulle questioni che interessano il paese e che lo interessano come senatore. Lo fa avendo comunque delle doti di leadership non comuni, per cui le cose che dice hanno un impatto sull'opinione pubblica. Questo è fuori discussione, e sarebbe ben strano che un politico del suo livello e delle sue capacità non intervenisse nel dibattito pubblico, e sarebbe, diciamo, è strano che noi ci auguriamo che poi le cose che dice non abbiano un seguito, non abbiano un impatto. Quindi io francamente non capisco che cosa si cerchi da Renzi. Dopodiché, i comitati civici sono stati lanciati il 20 di ottobre circa, alla Leopolda, quindi un mese e mezzo fa.
Stanno andando bene, nel senso che noi non stiamo facendo nessuna operazione di gonfiamento dei numeri, stanno crescendo organicamente, stanno crescendo bene, abbiamo dei buoni numeri, siamo oltre i 160 comitati già formati e attivi, ma ci sono più di 350 comitati che hanno un promotore e almeno degli aderenti, devono arrivare almeno a 5 per poter diventare attivi in senso formale, ma stanno nascendo. E ripeto, sono soltanto un mese e mezzo che andiamo avanti, quindi stiamo crescendo organicamente e in modo tranquillo. E la finalità per la quale i comitati sono stati creati, è stata spiegata in più di un'occasione. Io la riassumo anche adesso ancora una volta. Come ci siamo detti, la politica si divide sui contenuti, ma in questo momento non sono tanto i contenuti in discussione, sono le regole del gioco, sono le regole democratiche. Per cui i comitati sono nati per dare uno spazio a quelle persone che vogliono difendere queste regole base, la libertà di stampa, la ricerca scientifica, l'indipendenza degli organi di garanzia, l'appartenenza all'Unione Europea, cose che non appartengono solo al PD, cose che appartengono a tutte le persone di sinistra, di destra, liberali, socialiste, che ritengono che la democrazia liberale sia un bene da proteggere. E quindi i comitati sono uno spazio per occuparsi soltanto di queste poche cose che appartengono a tutti, non appartengono soltanto al PD. E quindi nascono proprio per sottrarsi un po' a quella che è la dinamica interna ai partiti, le correnti, le mozioni, i congressi, non solo del PD, anche degli altri. Si entra in un comitato civico anche perché magari non si vuole la tessera di nessun partito, o magari si hanno tessere di partiti diversi, ci si unisce al di là delle opinioni sulle cose concrete. Ci si unisce sulle regole del gioco, le regole condivise. Allora mi sembra ben strano, anzi mi sembra paradossale, che questi comitati che nascono proprio per sottrarsi alle dinamiche interne a questo o a quel partito vengano trascinate dentro le dinamiche interne di questo o di quel partito. Per intenderci, io sono un dirigente del PD, sono un parlamentare del PD, sto anche nei comitati civici, faccio la battaglia politica nel PD e quella la farò nel PD. Dopodiché, quando si tratta di difendere la libertà di stampa, di difendere la ricerca scientifica, poiché sono beni che non appartengono solo al PD, accetto di unirmi e lo faccio volentieri anche con concittadini che la pensano diversamente da me su altre questioni, però che sono d'accordo con me che l'appartenenza all'Europa non va toccata. Sull'appartenenza all'Europa, ripeto, si può essere di destra, di sinistra, si può essere di molte posizioni diverse, basta non essere, diciamo, della Lega e non essere probabilmente di 5 Stelle, tutti quanti siamo d'accordo e dobbiamo unirci. Quando si è fatta la manifestazione a Torino sulla TAV, c'era gente di tutte le opinioni, anche gente senza opinione particolare, senza tessere in tasca, però erano tutti insieme a difendere la crescita economica di questo paese, che è un bene che va difeso. Allora, io dico che noi non ci occupiamo di scissioni di nessuno, ci occupiamo soltanto di difendere sette valori chiave, che sono quelli che conoscete, ne abbiamo parlato tante volte, e questo può essere fatto da tutti, dagli appartenenti al PD, da gente che non appartiene al PD, da gente che appartiene ad altri partiti, sono tutti benvenuti per difendere quelle sette cose e parlare di quei sette contenuti, non parlare di correnti, di congressi, di poltrone. Di questo non ci interessa, o meglio, ci interessa in un'altra veste, lo farò io stesso e chi come me appartiene al PD e sta nei comitati in un'altra situazione, che è quella congressuale, che facciamo come succede nella vita dei partiti democratici, dei partiti costruiti su base democratica. Questo è il punto e io volevo essere, come dire, il più semplice possibile, il più chiaro anche su questa questione, perché molti di voi mi hanno posto questa domanda. Io mi fermo qui, mi sono allungato un pochino di più, 19 minuti anziché 15, però penso che ne valesse la pena per le cose che avevo da dirvi. Spero che la salute mi accompagni d'ora in poi, perché per l'influenza quest'anno ho dato. Adesso, appunto, per evitare ricadute, come ho detto prima, mi copro e vado a votare. Non so bene oggi, come sarà la giornata, ma probabilmente domani saremo in aula a votare, per cui non so se riuscirò a fare la diretta domani, ma se non dovessi riuscire domani, ci vediamo sicuramente su questi schermi domenica pomeriggio a un certo punto. Io a questo punto vi saluto, vi ricordo sempre di condividere questa diretta e vi auguro una buona serata. Ciao!